Buonasera a tutti, stasera abbiamo con noi il piacere di avere Andrea Lucidi, che si trova in diretta da Mosca. Il tema della serata è crisi in Ucraina e Donbass. E noi parleremo appunto della crisi, della guerra, del conflitto tra la Russia e l'Ucraina. Io darei la parola ad Andrea perché abbiamo articolato questo intervento in più sezioni e vi prego di dirmi appunto la situazione attuale che lui sta vivendo a Mosca. Prego, Andrea. Ciao Armando, io ti ringrazio per l'invito e ne approfitto per farti complimenti per il format che stai avendo sul canale Storia Locale in queste settimane, che ha visto ospiti veramente d'eccellenza. E ti ringrazio di nuovo per l'invito, per includermi in questa cerchia di ospiti così illustri. Allora, io adesso mi trovo a Mosca e sono rientrato da pochi giorni proprio dal Donbass, dal territorio della Repubblica Popolare di Lugansk, e ho fatto dei reportage dalle città a ridosso del fronte di Lysychansk, Severodonetsk, Rubežnia, e ho fatto dei reportage anche dalla città di Lugansk stessa, che adesso dopo 8 anni finalmente non si trova più a ridosso del fronte, della linea di contatto, perché adesso il fronte si è spostato di circa un centinaio di chilometri, e per la prima volta queste persone possono respirare un po' di vita normale. E è stato molto particolare l'arrivo a Lugansk, particolarmente perché attualmente è a tutti gli effetti una città sotto legge marziale, perché è una città che si trova in quella che è definita una zona per le operazioni, eppure non si respira questo clima in città, è veramente, veramente particolare. Ci sono adesso le scuole in funzione. Io mentre stavo girando, per esempio, per dirti un esempio, un video sulla Piazza Rossa di Lugansk davanti all'università, e io mentre giravo ho visto una maestra con una decina di bambini in fila per due che andavano a visitare la piazza. E questa qui è una scena che fino a pochi mesi fa sarebbe stata quasi impensabile, e purtroppo adesso è possibile vederla a Lugansk, ma non è possibile vedere la stessa scena a Donetsk, che è costantemente bombardata anche sul centro città. Anche ieri c'è stato un bombardamento nella zona del mercato che ha fatto delle vittime civili. E l'esperienza sulla zona del fronte, anche quella particolare. Ho visto tante cose, ho visto tanta distruzione, ho visto tanta morte, morti che sono lì da mesi. Ho visitato per esempio le vecchie postazioni dell'esercito ucraino, che hanno abbandonato abbastanza in fretta, lasciando dei compagni caduti praticamente coperti con una manciata di terra che poi gli animali hanno provveduto a smuovere, a portare alla luce questi cadaveri che adesso sono lì, e usciranno nella seconda parte del reportage, che uscirà domenica. La prima parte uscirà venerdì, la seconda parte uscirà domenica, e poi ci saranno la terza e la quarta parte venerdì e domenica prossime. E ho visitato anche un laboratorio che era sotto controllo, il cui accesso era sorvegliato, ecco, produceva, per quello che mi hanno riferito, dei farmaci per l'esercito, in particolare un anestetico, una sorta di derivato della morfina molto potente, che veniva utilizzato attraverso un inalatore, come se fossero delle gocce per il naso, e per velocizzarne l'effetto, e che è stato usato anche come deposito per munizioni da mortaio, quelle che ho visto io, e ne ho portato anche uno di questi di queste custodie, di queste confezioni con me, l'ho portate qui con me. E abbiamo visitato l'Università Tecnica di Rubežnia. Puoi farcelo vedere?
se mi dai un secondo, perché colpevolmente ho lasciato la busta con il materiale nell'altra stanza. Se mi dai solo un secondo. Prego, prego, allora. Un secondo solo che lo vado a prendere. Eccomi qua, chiedo scusa per l'interruzione. Bene, l'imprevisto, iniziamo in diretta. Quindi. L'avevo lasciato nell'altra stanza, chiedo scusa. Questo qui è il contenitore della bomba da mortaio alto esplosivo da mortaio 60 mm, alto esplosivo di fabbricazione occidentale, che con tanto di numeri, tutto, che io ho trovato proprio nei sotterranei di questa struttura. E ho portato con me insomma, prova che questa struttura è stata utilizzata anche come deposito e anche come alloggio dei soldati, perché ho trovato anche delle stanze proprio adibite quasi a caserma, con i letti e tutto. C'erano anche vecchie divise, insomma, la zona abbastanza, l'edificio naturalmente era in rovina. La cosa che mi ha lasciato un po' perplesso di questo laboratorio era il fatto che all'interno quello che doveva essere un laboratorio per indagini diagnostiche a livello di sangue, quindi malattie del sangue e produzione farmacologica, e all'interno aveva anche un sistema di ventilazione completamente separato che ho filmato, che arrivava al terzo piano, che purtroppo adesso è completamente distrutto, però si vedevano ancora le bocchette che arrivavano a settori, ma soprattutto la presenza di questi cubi di vetro sigillati, che non erano sigillati, in questo caso erano semidistrutti, con i guanti dove mettere le mani per la manipolazione dei campioni pericolosi. Un po' quelle robe che si vedono nei film di fantascienza. E questa cosa mi ha lasciato un pochino perplesso, perché insomma non mi aspettavo di trovare quel genere di struttura. Fa sospettare insomma che manipolassero qualcosa di effettivamente pericoloso che andava isolato dal resto dell'ambiente, non solo campioni di sangue o tessuti, ecco. Che altro dire? Ah, la visita all'università tecnica, molto interessante. E sono stato molto colpito dal vedere la presenza dei docenti dell'università tecnica che erano lì, perché adesso l'università è diventata anche un luogo dove stoccare gli aiuti umanitari, un luogo di distribuzione per le persone che vivono ancora in città, e proprio i docenti e il direttore dell'università, il rettore dell'università si sono mobilitati in prima persona per far funzionare questa macchina umanitaria, e questo mi ha veramente colpito, perché proprio dalle zone della cultura, proprio loro che sono le persone che come ben sai, la cultura può essere uno strumento di rinascita in queste situazioni. E proprio loro, i docenti, il personale, si è comportato seguendo questa dottrina, questo pensiero. Quindi sono rimasti lì, si sono attivati, hanno messo a disposizione il loro lavoro e la loro volontà, le strutture dell'università tecnica per farlo diventare un punto di riferimento per la popolazione della città. Nota dolente sull'università tecnica: io ero lì mercoledì scorso, e il sabato precedente, quindi sabato 26 novembre,
mentre io ero in viaggio per Mosca, quell'università tecnica è stata bombardata dall'esercito ucraino. In particolare hanno preso di mira una piccola struttura per il teleriscaldamento, dove funzionavano ancora le caldaie a gasolio e che serviva per fare un po' di acqua calda per quella che era la struttura sportiva e residenziale dell'università tecnica. La struttura residenziale adesso non esiste più, ma la palestra esiste ancora. Io l'ho anche filmata, purtroppo è stata anche colpita e c'è un buco enorme sul soffitto. Ma era uno dei pochi posti dove si poteva ancora fare una doccia calda con acqua corrente, diciamo, che veniva dai serbatoi. Purtroppo dopo il bombardamento non è più possibile. Io anche da quella zona ho portato un pensierino per rendere l'idea di quello che è stare sotto un bombardamento. Questa è una scheggia di Grad che io ho raccolto proprio davanti a questa struttura dell'Università Tecnica. Pesa circa 1,5 kg ed è grande come una mano. E ha, non so se riuscite a vederla in foto, è veramente molto... Sì, sì. Lo spessore, veramente molto affilata. Lo spessore sarà 3-4 centimetri, lo spessore sarà... Sì. Questa è una scheggia. Questa è una scheggia. Adesso io vi lascio immaginare che cosa può succedere quando una di queste arriva magari qui, oppure entra in una casa da una finestra, alla velocità a cui viaggiano queste dopo un'esplosione, che tipo di danni possono provocare. Questa è stato veramente brutto averla in mano e immaginare cosa poteva aver provocato solo 4 giorni prima del mio arrivo lì. E, morale delle persone. Le persone che vivono lì sono persone che si sono rimboccate le maniche, e questo devo dire, per quanto conosco il popolo russo o dell'ex Unione Sovietica in generale, è una particolarità, una peculiarità. E sono persone abituate a rimboccarsi le maniche, a lavorare, a non farsi moralmente distruggere praticamente da niente. E gente che adesso vive senza acqua corrente, e con i camion dell'esercito russo che portano l'acqua o che portano il cibo, eppure questa gente si rimbocca le maniche, fa quello che può, inizia a ricostruire, le persone ricominciano ad attivare qualche struttura, dei piccoli supermercati. A Severodonetsk ho visitato anche il mercato, cosa che mi ha molto sorpreso, in una città che si vede da lontano che è quasi completamente distrutta. Al centro le persone hanno dato vita al mercato, c'è di nuovo il mercato. E è un po' la vita che ritorna, questo ciclo, la vita che va avanti. E questo effettivamente non deve sorprendere, perché è un po' quello che è successo negli ultimi 8 anni in Donbass, specialmente a Donetsk, che si è sempre trovata, io lo ricordo sempre, a ridosso del fronte, mentre già... Per esempio a Lugansk il fronte quando era vicino era a 8-10 chilometri, a Donetsk il fronte era proprio quasi... Andrea, non ti sento più. Ecco. Ora ci sta di nuovo. Mi sa che sono... Ora stai bene, ti sento. Va bene, perfetto. Chiedo scusa. Dicevo, a Donetsk il fronte era nella zona dell'aeroporto, quindi praticamente dentro la città. Eppure le persone si sono adattate anche in questo clima, hanno continuato a vivere, i bambini continuavano ad andare a scuola, le università continuavano a funzionare per quanto possibile. E tutto andava avanti in una situazione quasi surreale, però andava avanti. Ecco, questo è quello che è successo naturalmente fino a 24 febbraio. Poi il 24 febbraio per alcune zone del Donbass la situazione è migliorata, per altre è peggiorata. Per quanto riguarda quanti Donetsk... sono i morti, Andrea? Scusa, faccio una domanda. I morti della parte russa
cioè in quelle due repubbliche in Donbass, quanti sono i morti tra i civili? Tra i civili, insomma, quello che... Difficile quantificarlo. Io ti posso dire che nell'ultima settimana a Donetsk, se ricordo bene, sono morti circa 12 persone nell'ultima settimana. E nel corso degli 8 anni di conflitto sono morti diverse centinaia di civili, tra cui 150 tra bambini e ragazzi. Più di 150 tra bambini e ragazzi. C'è stato nel corso del conflitto del Donbass, ci sono stati degli episodi particolari riguardo ai bambini. C'è stato il caso di un bambino di 10, 9 o 10 anni che ha protetto la sorella da un'esplosione ed è morto lui. E il caso di una mamma che aveva una bambina di pochi mesi, forse credo non arrivasse all'anno, che è saltata su una mina e ha perso la vita lei e la figlia. E ci sono stati questi episodi particolari, tra l'altro l'uso delle mine nel conflitto del Donbass in questi 8 anni è stato veramente atroce e purtroppo non abbastanza pubblicizzato, non abbastanza documentato a livello di media. A Severodonetsk mine di fabbricazione, mi auguro non italiana, perché una volta eravamo famosi. No, l'Italia non erano italiane. Di solito vengono utilizzate vecchie mine di tipo sovietico. Adesso ti faccio vedere. Io in un edificio scolastico di Severodonetsk ho trovato questo fumetto, che è un fumetto che viene distribuito ai bambini delle scuole ucraine per sensibilizzarli riguardo ai pericoli che possono incontrare, in particolare le mine. E le mine più pericolose sono queste qua, le mine a petalo, che sono quelle che l'esercito ucraino, questo alla fine di agosto, ha sganciato in grande quantità su Donetsk. E sono le mine che in questi 8 anni sono state più utilizzate, perché si possono lanciare attraverso l'artiglieria, e quelle che fanno più morti tra i bambini. La cosa che mi ha un po' lasciato con l'amaro in bocca è stata che questo fumetto è pubblicato con il supporto della Deutsche Humanitäre Hilfe tedesco, dell'UNICEF, del Ministero dell'Interno ucraino e del Ministero delle Emergenze ucraino. Un fumetto del genere non è pubblicato non è supportato da nessuna istituzione europea invece per i bambini del Donbass. Questo mi ha lasciato un po' con l'amaro in bocca. I bambini sono bambini in Ucraina, in Donbass, in Russia, in Sudafrica, in Etiopia, in Eritrea e nello Yemen. E non capisco perché una istituzione europea o una organizzazione umanitaria come l'UNICEF non sia venuto in mente di sponsorizzare la pubblicazione di un fumetto del genere anche nelle scuole del Donbass. Cosa che è stata... fumetti del genere nel Donbass se ne trovano per le scuole, per i bambini, pubblicazioni di sensibilizzazione per i pericoli della guerra. Quello che mi ha lasciato la mano in bocca è stato il fatto che nessuna istituzione europea ha partecipato a questo genere di iniziative. E parlando di libri, guarda, mi trovi un po' preparato, perché possiamo entrare anche nel tema che più si addice al tuo canale, quello storico. Io ora parlo di storia, insomma, andiamo avanti. Prego, con i libri, così. Infatti ci sarei arrivato. Questo qui, per esempio, è un libro pubblicato in lingua ucraina nel 2018 sulla storia degli ebrei in Ucraina. E sfogliandolo, io non parlo l'ucraino, mi sono fatto dare una mano da mia moglie, e sfogliandolo è stato interessante notare come, quando si parla di quello che succede dal 41 in poi riguardo la situazione degli ebrei in Ucraina, nonostante si parli per esempio del massacro di Babi Yar o di altre persecuzioni, non si parla mai del ruolo dei nazionalisti ucraini
nei pogrom e in generale nella persecuzione degli ebrei durante gli anni 41-44. L'immagine tua è rimasta bloccata, però ti si vede. Però se puoi parlare. Posso okay. Riavviare il video? Riavvia il video, sì, ok. Ora dovrei essere a posto. No, ci si vede il nero, insomma, l'immagine. Forse ci mette un pochino, forse c'è un po' di ritardo con il canale audio. Col canale video, chiedo scusa. Capito. Vabbè, comunque puoi continuare a parlare. L'audio si sente, regolarmente. Si sente benissimo, l'audio si sente. Perfetto, perfetto, perfetto. E questo è solo il fatto che questo genere di pubblicazioni non parlino, evitino di parlare del ruolo dei nazionalisti ucraini durante la Seconda Guerra Mondiale, è un po' il nodo, o meglio, uno degli aspetti di questa, degli aspetti storici e storiografici di questa faccenda. Perché un grosso problema che riguarda in generale l'Ucraina è proprio questa divisione, è la divisione tra l'est e l'ovest, che è una divisione storica, una divisione che non nasce nel 91 con l'Ucraina indipendente, perché si deve immaginare che l'Ucraina, come la conosciamo noi oggi, all'inizio del secolo scorso non esisteva, era divisa tra l'impero austro-ungarico, che occupava la parte orientale e occidentale, e specialmente la Galizia. La Galizia è una regione chiave del nazionalismo ucraino, e l'impero russo, che occupava la parte orientale. Non ti si vede, però. Erano... Non ti vedo. Ora devo riavviarlo di nuovo. Poi riprendiamo di nuovo. Potresti uscire e ritornare, insomma, con questo qui. Posso, provo. Sì, prova. Eccomi, adesso dovrebbe essere tutto a posto. Adesso io ho il problema che non ti... Ok, no, non mi senti, no, perché perfetto. Non avevo attivato il microfono. Allora, dicevamo, l'Ucraina inizia dal discorso storico, non esisteva, stava nella Galizia. Sì, era divisa tra la parte occidentale, in particolare la Galizia, che era una regione chiave per il nazionalismo ucraino, appartenente all'impero austro-ungarico, e l'impero russo, che occupava la parte orientale. Naturalmente queste due, chiamiamole occupazioni, non erano durate qualche mese, quindi era già qualche decennio, se non qualche secolo, che questi territori erano sottoposti, diciamo, a due tipi di influenze: da una parte l'influenza orientale dell'impero russo e dall'altra l'influenza occidentale dell'impero austro-ungarico. Non a caso Leopoli era chiamata la Vienna dell'Est, c'era questo riferimento a Vienna. Bene, che cosa succede, breve escursus storico, che cosa succede dopo la Seconda Guerra Mondiale? Dopo la Prima Guerra Mondiale, chiedo scusa. Dopo la Prima Guerra Mondiale, la dissoluzione dell'impero austro-ungarico e la formazione dei nuovi stati, come la Polonia, hanno un impatto molto, molto forte sull'Ucraina, in particolar modo sulla Galizia, perché c'era stata tra la fine della Seconda Guerra Mondiale, della Prima Guerra Mondiale, per quanto riguarda l'impero russo, nel 17-18, col trattato di Brest-Litovsk, si era formata per un breve periodo la Repubblica Popolare Ucraina e la Repubblica Popolare Ucraina d'Occidente, di fatto comprendeva solo la Galizia. Mentre la Repubblica Popolare Ucraina d'Occidente fu nel 1920, con la pace di Riga, inglobata nella Seconda Repubblica Polacca,
La Repubblica Popolare Ucraina viene invece conquistata in parte militarmente dalla Russia bolscevica. Particolarità, e qua cito Andrea Graziosi, che non può essere accusato di essere uno storico, diciamo, filorusso. E Andrea Graziosi nella sua opera L'Urso di Lenin e Stalin, storia dell'Unione Sovietica, pubblicata dal Molino 2010, riporta che il Donbass nel 1917 si era organizzato in repubblica semi-indipendente, manifestando la propria volontà di voler essere incluso all'interno dello Stato russo. Ed è, alla luce degli eventi odierni, un qualcosa di molto significativo, quasi un preludio a quello che sarebbe successo quasi, sì, circa 100 anni dopo, sarebbe successa circa la stessa cosa, nel 2014. E questo potrebbe forse far riflettere qualcuno riguardo alla appartenenza etnica, diciamo, del Donbass, anche perché c'è qualcuno che dice che i russi in Donbass ci sono arrivati durante il periodo sovietico in una sorta di colonizzazione forzata, ma se Andrea Graziosi dice che nel 1917 il Donbass si costituisce come repubblica semi-indipendente per entrare a far parte della Russia, evidentemente di russi ce n'erano già abbastanza. E non è infatti un caso che il nazionalismo ucraino fosse così presente, non tanto nell'Ucraina orientale quanto nell'Ucraina occidentale e nella Galizia. Questa divisione dell'Ucraina non riguarda solo una divisione politica o etnica, ma addirittura si arriva nell'ambito religioso, che è purtroppo un ambito che oggi, proprio negli ultimi giorni, nelle ultime 2 settimane, ha acquisito una importanza anche qui particolare, perché, come forse sai, l'Ucraina oggi sta perseguitando la Chiesa Ortodossa Ucraina in comunione con il Patriarcato di Mosca, perché accusa il personale, i chierici, i monaci, di essere spie o simpatizzanti con Mosca. E questo soltanto perché la Chiesa Ortodossa Ucraina riconosce il Patriarcato di Mosca come guida spirituale. C'è stato anche nel 2015 uno scisma all'interno della Chiesa Ortodossa Ucraina, proprio a causa della situazione nel Donbass, del conflitto nel Donbass, per cui c'è stato un rifiuto da parte di alcuni chierici del Patriarcato di Mosca, e si sono costituiti in una chiesa autocefala che ha ricevuto anche l'approvazione da parte del Patriarcato di Costantinopoli, quindi staccandosi dal Patriarcato di Mosca. E quindi c'è anche questa divisione religiosa. L'Ucraina orientale è in maggioranza ortodossa, e poi al suo interno ha queste divisioni che ho appena citato. L'Ucraina occidentale è in maggioranza cattolica, molto forte la Chiesa greco-cattolica, la Chiesa Uniate, che purtroppo rivestirono anche un ruolo importante nel collaborazionismo dei nazionalisti ucraini negli anni della guerra. Poi ci arriveremo, però ancora rimane l'immagine bloccata, quindi puoi oscurare e poi disattivare il video, poi va bene così. Poi, se mai... Sì, sto provando. Purtroppo. Vabbè, se no fai come prima, perché poi siamo arrivati a parlare di Bandera, quindi, cioè, siamo al terzo punto. Sì, ecco, Bandera sarebbe proprio il personaggio successivo, per quanto non ci però sia solo caso Bandera. Lo mostrerei, insomma, vediamo un po' se puoi riuscire a rientrare, perché ho capito, insomma, che va 10 minuti, poi ci sta il problema. Tanto. Allora, vediamo se condivido lo schermo, se funziona almeno la condivisione schermo. Sì, ora la condivisione schermo. Benissimo, bravo. Funziona. La condivisione schermo funziona. Okay. Ecco, io per parlare di Bandera vorrei approfittare per un consiglio
bibliografico. Stepan Bandera, The Life and Afterlife of Ukrainian Nationalists, Fascism, Genocide and Cult, di Zeors Rossolinski-Libe, uno storico polacco che vive e lavora a Berlino, e lavora all'Istituto Storico della Freie Universität di Berlino. Ecco, qui c'è una immagine di Bandera e qui a destra la fotografia di una cerimonia presumibilmente dopo la morte di Bandera, a cui partecipano tre bambini. Ecco, particolarità di questo libro. La particolarità di questo libro sta proprio, secondo me, nell'introduzione che fa l'autore, che di fatto questo libro è la tesi di dottorato di Rossolinski-Libe, che è proprio concentrata sulla figura di Bandera, non solo su quello che ha fatto in vita, ma anche su quello che è rimasto di Bandera, il culto di Bandera tra la diaspora ucraina, specialmente in Canada e nel Regno Unito, dopo la sua morte. E quello che mi ha colpito nell'introduzione, quando lui parla dei motivi per cui ha deciso di concentrare la sua ricerca sulla figura di Bandera, c'è un aneddoto che racconta, un paio di aneddoti che racconta, dove quando lui parlava con i suoi relatori all'Università di Berlino, racconta di come gli è stato consigliato di cambiare tema, che forse sarebbe stato politicamente più conveniente fare ricerca su qualcos'altro, che un tema del genere avrebbe potuto sollevare, ecco, dei problemi. E racconta anche di come nel 2012 o 2011, se non ricordo male, l'Università di Berlino, insieme al DAD, il Deutsche Akademische Austausch, la Fondazione per lo Scambio Accademico Tedesco, gli avesse organizzato una serie di conferenze in Ucraina, per la precisione 6 conferenze, e che poi a causa delle proteste che si verificarono fuori dai luoghi in cui queste conferenze dovevano aver luogo, in particolare fuori dalle università, da parte dei nazionalisti, alla fine gli fu possibile fare solo una conferenza dentro l'ambasciata tedesca di Kiev, con la polizia fuori che garantiva la sicurezza, mentre fuori, e questo lo dice nell'introduzione, chiedo scusa se adesso non trovo la pagina, non me la sono segnata, però lui dice: c'era qualcuno che mi accusava di essere il nipote di Goebbels, perché secondo i nazionalisti si stava parlando male della figura di Bandera, che i nazionalisti vedono come una sorta di eroe. Ecco, anche qui ci sarebbe da parlarne, perché anche la figura di Stepan Bandera come eroe nazionale dell'Ucraina. Se hai delle foto, qualcosa... scusa, se avessi delle foto da mostrare, sarebbe meglio, insomma, anche come ci facciamo le mappe, tutto, visto che la condivisione va bene, insomma. Va bene. Anche delle foto, sì, la condivisione va molto bene. Nel libro ce n'erano riguardo, aspetta, riguardo ad alcuni manifesti di propaganda. No, perché adesso purtroppo non ci sono le foto del monumento che stavo per citare, credo. Aspetta. Non lo so, potresti trovarle comunque, in ogni caso. Che oggi avevo parlato di Bandera e dell'altro, insomma, erano due i personaggi che dobbiamo parlare, di cui dobbiamo parlare. Uno è Bandera e uno è Volodymyr Kubiowicz, che era il presidente del Comitato Centrale Ucraino del Governatorato Generale di Polonia. E allora, vediamo qua. Vabbè, no. Chiedo scusa. Provo a cercare la foto del monumento che volevo citare. No. Non la trovo. E mi dispiace non averla nemmeno fotografata.
vediamo se puoi posso portare ritornare. Bandera, insomma, troviamo così per Bandera le varie cose. Posso, ora la mia immagine funziona? No, no, però ti funziona la condivisione schermo, quindi userei quella, insomma, io. Tanto abbiamo visto, quella condivisione schermo funziona. La condivisione schermo funziona, usiamola. Quindi concentriamoci, ecco qua, su Bandera. E, bene, Bandera... Beh, adesso volevo citare un attimino un altro aneddoto a proposito della divisione all'interno del popolo ucraino. Bandera fu nominato nel 2009 dal governo ucraino eroe nazionale dell'Ucraina. E l'allora presidente convocò il nipote di Bandera per assegnargli l'onorificenza. L'onorificenza fu data, però la regione orientale, il Donbass, dal Donbass arrivarono delle proteste e la corte distrettuale di Donetsk, proprio a caso, e alla fine fece ricorso contro l'assegnazione di questa onorificenza e l'onorificenza fu ritirata. Nel 2012, qualche anno dopo, a Lugansk fu inaugurato invece il monumento dedicato alle vittime dell'OUN, l'organizzazione di Bandera, e dell'UPA, l'esercito ribelle ucraino, mentre a Leopoli è tutt'oggi visibile questo monumento qui, un memoriale dedicato a Bandera, e anche con i colori dell'esercito ribelle. Vedo, sì, Stefano Bandera. Un memoriale dedicato a Bandera, anche perché Leopoli era proprio la città natale di Bandera. A questo punto direi due parole. Scusami, monumento costruito nell'anno, così ce lo dici. Il monumento, chiedo scusa, ma non ricordo l'anno di costruzione, ma credo sia molto facile indagare. Stefano Bandera Monument, eccolo qui. Costruito, vediamo se lo trovo. Il monumento, la foto del 2017. No, non è scritto, non vedo così ad occhio l'anno di costruzione. Ma sicuramente non è un qualcosa di, questo te lo posso garantire, di edificato durante... durante il periodo sovietico, sicuramente no. Perché dalla forma all'Aquila messa pare vagamente nazista, insomma, come architettura, insomma. Magari c'è questa impronta un po' marziale, tutto squadrato dentro il memoriale, sì, c'è un po' questa. Che devo dire però è uno stile che si trova anche nei memoriali sovietici, specialmente il colore così un po' rosso, e tutto un po' squadrato. E questo monumento è a Leopoli, ma secondo me, a parer mio, non è in realtà la cosa più grave tra i musei e i monumenti dedicati a Bandera. Chi era Stefan Bandera? Bandera nasce agli inizi del Novecento a Leopoli, quando Leopoli faceva parte dell'impero austro-ungarico, quindi lui nasce come cittadino austro-ungarico, o meglio cittadino del Regno di Galizia, che era un regno costitutivo, diciamo, dell'impero austro-ungarico. Che studia a Leopoli e alla fine della Prima Guerra Mondiale, quando è poco più che maggiorenne, e dopo che Leopoli e la Galizia entrano a far parte della Repubblica di Polonia, va a studiare a Praga, poi torna nella Galizia polacca, torna a Leopoli, acquisendo di fatto la cittadinanza polacca, e avvicinandosi durante il suo periodo di studi prima a Praga e poi a Leopoli ai nazionalisti ucraini. Nazionalisti ucraini che non erano come molti nazionalisti
diciamo, dell'epoca non erano molto lontani da una concezione fascista del nazionalismo. E la prima organizzazione di cui Bandera fa parte è l'Unione dei Giovani Nazionalisti Ucraini, un'organizzazione di stampo fascista, fascistoide, che frequenta durante il suo periodo di studi al Politecnico di Leopoli. E il decalogo di questa organizzazione lo cito da Marples, Stepan Bandera, The Resurrection of a Ukrainian National Hero, pubblicato in Europe Asia Studies, volume 58, nell'anno 2006. Il decalogo era il seguente: realizzerai lo Stato ucraino o morirai in battaglia per esso. Non permetterai a nessuno di diffamare la gloria e l'onore della tua nazione. Ricorda i grandi giorni della nostra lotta, sii fiero di essere un erede della lotta per il tridente di Volodymyr. Vendicherai la morte dei gran cavalieri, non parlerai di cose importanti con nessuno, riferirai solo il necessario. Non esiterai ad intraprendere le azioni più pericolose se questo sarà richiesto dalla nostra causa. Tratterai i nemici della tua nazione con odio e senza alcun riguardo. Né supplica, né minaccia, né tortura, né morte ti impediranno di mantenere un segreto. Aspira ad espandere la forza, la ricchezza e la dimensione dello Stato ucraino, anche sottomettendo gli stranieri. Questo era il decalogo dell'organizzazione. E così Bandera si forma politicamente, finché nel 1929 i nazionalisti si uniscono in un unico movimento più grande, l'OUN, l'Organizzazione degli Ucraini Nazionalisti. E c'è da dire che questo movimento era un movimento molto vario da un punto di vista ideologico, non c'era una ideologia predominante, c'era la presenza dei nazionalisti liberali, degli ultranazionalisti vicini al fascismo, dei nazionalisti clericali, c'era un po' di tutto, era un movimento abbastanza eterogeneo. Tuttavia Bandera ne scala rapidamente i ranghi fino ad arrivare a diventare una persona abbastanza conosciuta. La svolta della sua popolarità si ha nel 1934, quando Bandera partecipa all'assassinio del ministro degli interni polacco Pieraczki. Per questo assassinio politico Bandera viene condannato all'ergastolo e chiuso in varie prigioni dell'Ucraina, dalle quali prova anche ad evadere, ad organizzare rivolte, e uscirà dalla prigionia solo nel 1939, in circostanze ancora non del tutto chiarite, durante il caos provocato dall'invasione tedesca della Polonia. Ecco, io volevo fare anche una breve parentesi su quelle che furono le azioni dei nazionalisti ucraini prima del 1939. Ecco qua, c'era un rapporto della polizia polacca e determinata corretta di sicurezza che l'OVO, l'Organizzazione dei Giovani Nazionalisti, e l'OUN uccisero 63 persone tra il 1921 e il 1939, 36 ucraini, 25 polacchi, un russo e un ebreo. Delle 830 azioni ostili registrate ai servizi di sicurezza polacchi, 540 furono catalogate come antipolacche, 242 come antisemite, 67 come antiucraine e 17 come anticomuniste. Questo da Rossolinski Lib, l'opera citata di Stepan Bandera, pagina 73. Questo che cosa ci dice? Ci dice che il nazionalismo ucraino, almeno quello del periodo della Galizia polacca, non era tanto indirizzato contro l'Unione Sovietica o i russi, quanto contro i polacchi che venivano visti come l'etnia occupante, contro gli ebrei e contro gli stessi ucraini, perché l'OUN, o meglio le frange più fasciste dell'OUN, facevano della violenza uno strumento di lotta politica anche verso quegli ucraini che non si riconoscevano nelle loro istanze
Quindi sostanzialmente la fondazione di uno Stato autoritario a partito unico. Nel 1939 Bandera viene liberato o fugge dalla sua prigionia e inizia a collaborare con i tedeschi. Dai tedeschi riceve appoggio politico, riceve appoggio logistico, riceve denaro e con questi mezzi riesce a estromettere l'ala moderata dell'OUN, di fatto provocando una scissione, e diventa il leader della OUNB, dove B sta per Bandera, ovvero la parte fascista dell'Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini. Collabora con l'Abwehr, con il servizio segreto tedesco, in quanto i suoi nazionalisti possono essere molto utili per la Germania, per i futuri piani di invasione dell'Unione Sovietica, e i banderisti vengono inquadrati nel reggimento per le operazioni speciali Brandenburg, e vengono dotati di uniformi ucraine risalenti alla guerra sovietico-polacca, giurano fedeltà allo Stato ucraino, considerato occupato dalle forze sovietiche, e verranno utilizzati come truppe di diversione e sabotaggio durante le prime fasi dell'operazione Barbarossa. A questo punto succede un episodio che cambia un po' i rapporti tra Bandera e la Germania di Hitler. Piccola parentesi precedente. La famiglia Bandera e i nazionalisti ucraini in generale non ebbero rapporti soltanto con la Germania, ma anche con l'Italia fascista. Il fratello di Bandera, Alexander, fu ospite negli anni 30, vediamo se trovo le date, fu ospite negli anni 30 fino al 1936, mi sembra. Mussolini, quindi, ecco qua. Supporto finanziario dell'OUN. Puoi mostrarcelo sul computer sul video, nel testo che ci stai mostrando, insomma. Sì, questo è uno dei miei due articoli che avevo scritto sull'argomento, e dunque, eccolo qua. Furono detenuti il paese. Ah, eccolo qua. Alexandre, stabilitosi in Italia nel 1933 come studente di scienze politiche, aveva vissuto a Roma con una borsa di studio messa a disposizione dal governo italiano. Membro dei gruppi universitari fascisti, fondò a Roma un'associazione per gli studenti ucraini nazionalisti. Quindi anche l'Italia aveva i suoi rapporti con i nazionalisti ucraini e anche con la famiglia Bandera. Che cosa succede nel 1941? Gli ucraini arruolati nelle truppe tedesche si comportano molto bene, fanno quello per cui sono state addestrate, si infiltrano nelle linee sovietiche, compiono atti di sabotaggio, fanno delle imboscate ai convogli sovietici dell'Armata Rossa e arrivano davanti a Leopoli. Leopoli, che è un po' la città simbolo per i nazionalisti ucraini, il capoluogo della Galizia. Perché che cosa era successo nel 1939? C'era stata la divisione della Polonia tra la Germania e l'Unione Sovietica. Quindi la Galizia dal settembre del 39 divenne territorio sovietico, o meglio, territorio appartenente alla Repubblica Sovietica di Ucraina, che faceva parte dell'Unione Sovietica. Il 29 giugno le truppe arrivano davanti a Leopoli e senza rispettare gli ordini dell'alto comando della Wehrmacht, che non avevano autorizzato, che non avevano autorizzato un attacco alla città, le truppe ucraine autonomamente attaccano la città e la occupano, la espugnano. Magari puoi mettere la mappa, scusami Andrea, puoi condividere magari una mappa così vediamo fisicamente, insomma, Leopoli, il Donbass, la Galizia, insomma, vediamo fisicamente. Se riesci a condividere una mappa trovandola su Google. Vediamo se trovo qualcosa di storico. Mappa storica, così vediamo. Guarda, c'è una mappa di Limes, una carta di Limes che secondo me è molto adatta allo scopo. Prego. Ecco, Leopoli, eccola qui.
Quindi se seguiamo il confine Bielorussia e Ucraina, non vedo la condivisione. Se puoi... Non la vedete? No, no, non si vede. Provo. Ora riprova. Il mio video non è che è partito per caso, no? No, no, il tuo video no. Però ci sta l'audio, insomma, l'audio è nitido. Prova la condivisione. Prova. Sto visualizzando. Si vede? No, no. Siamo sfortunati. Non siamo sfortunati. Siamo sfortunati. La mappa non... Purtroppo ho trovato questa. Vediamo un po' se faccio così. Se provo a fare una cosa. Vediamo se ci riusciamo. Così si vede? No, ancora no. No, niente. Niente, non ci riusciamo a condividere. Chiedo scusa, purtroppo la linea non è dalla mia parte. Mancano gli ultimi 10 minuti, insomma. Potresti riuscire, tanto io credo che quello è il trucco, insomma, riuscire a stare 10 minuti e... È difficile. Molto difficile. Mi sa che ne dobbiamo fare un'altra. Vabbè, allora... Che cosa succede? Quindi alle porte di Leopoli gli ucraini arrivano, entrano in città, non rispettano gli accordi con i tedeschi, occupano la radio della città e dichiarano l'indipendenza dell'Ucraina senza che Hitler abbia dato il consenso. Questo provoca naturalmente l'arresto da parte della Gestapo dei nazionalisti e di Bandera stesso, che viene detenuto in un campo di concentramento vicino Berlino. Particolarità, come accade anche ad altri amici politici della Germania, la detenzione di Bandera è molto soft, è una detenzione in cui vive in un appartamento. Lui ha un appartamento in questo campo, una zona riservata esclusivamente a lui, ha personale che lavora per lui, ha un segretario, riceve visite, riceve la visita della moglie. E in questo periodo lui continua ad avere addirittura una corrispondenza con la Germania, con i vertici politici della Germania. In contemporanea a quello che fa Bandera, c'è un altro personaggio, Volodymyr Kubiewicz, che si trova nel governatorato generale di Polonia, che dopo il 1941 amministrerà la Galizia, e si trova lì come dirigente del comitato ucraino, e cioè un'organizzazione amministrativa di collaborazione civile a livello di governo locale, ecco, la potremmo chiamare così. Lui, il suo nome è tristemente noto perché fu uno dei fautori della creazione della 14ª divisione dei granatieri delle Waffen-SS Galizien, ovvero la divisione delle Waffen-SS ucraine. Se hai una foto, mostra, proviamo a vedere se riesci di nuovo alla condivisione, così facciamo vedere chi era. Se c'è una foto. Ah, di Kubiewicz? Sì, Kubiewicz, sì. Eccolo qua, Kubiewicz, l'abbiamo trovato. Si vede? No. No, niente. Non riesco a condividere più nemmeno il browser internet. Aspetta, provo ad interrompere. Esci tu come schermo, semmai, e poi... Si vede? No, tu fai una cosa, disattivati come schermo e poi... No, è proprio quello che ho fatto, ma non... È proprio quello che ho fatto, ma non va. Ora? No, non va. Riproviamo? No, niente. Ma però posso mostrarlo io, volendo. Sì, ecco, magari puoi mostrarlo tu. Volodymyr Kubiewicz. Un attimo solo. Intanto puoi continuare.
E lui, dicevo, tristemente noto per essere uno dei fautori della creazione di questo reggimento, di questa divisione delle Waffen-SS ucraine, alla quale parteciparono volontari, come in tutte le divisioni delle Waffen-SS, reclutati in Galizia, e che mise anche un pochino in crisi la politica razziale della Germania, perché se ricordi nel Mein Kampf Hitler critica per essere buoni, definisce gli slavi una razza di subumani da schiavizzare di fatto. E bene, Himmler, quando gli si propone di creare questa divisione di Waffen-SS ucraine, lui accetta con un po' di con qualche dubbio, e alla fine si convince solo dal fatto che la divisione non deve essere chiamata ucraina, ma galiziana, e che i volontari devono essere reclutati solo in Galizia, perché la Galizia, proprio in virtù della sua appartenenza all'impero austro-ungarico, viene definita abbastanza germanizzata, e la sua popolazione viene con molta elasticità, diciamo, assimilata a una popolazione di Volksdeutsche, ovvero di quegli appartenenti alla comunità etnica tedesca. Stai vedendo perché io l'ho messo lì. Sì, si vede, io lo vedo, io lo vedo, io lo vedo. Bandera verrà liberato dalla sua prigionia soft dal campo di concentramento nel 1944, quando gli verrà offerta una collaborazione con l'esercito di Vlasov, di Andrei Vlasov, e l'armata di liberazione russa, un'altra unità di ex prigionieri russi che combatteva al fianco delle forze armate tedesche. Lui però rifiuta, Bandera rifiuta di collaborare con i russi, proprio perché lui non vuole collaborare con proprio l'etnia russa. Lui non ce l'aveva solo con l'Unione Sovietica, il suo era un odio verso i russi, sviluppa un odio verso l'etnia russa in quanto popolo, in quanto etnia. E gli viene offerta una via di fuga verso ovest, che lui accetta, e infatti Bandera lo ritroveremo a vivere alla fine della guerra a Monaco di Baviera in Germania. Lui vivrà a Monaco di Baviera fino al 1959, mi sembra, anno in cui verrà scovato e giustiziato da un agente segreto del KGB attraverso uno spray al cianuro. Bandera è tuttora sepolto a Monaco di Baviera, e proprio negli ultimi 2 mesi la sua tomba è stata recintata. Prima era libera, ora è stata recintata per prevenire forme di vandalismo che si sono verificate nel corso degli ultimi 8 mesi. Kubiovic invece finirà anche lui prima a Praga, poi in Germania e poi alla fine in Francia, continuando fino alla sua morte, avvenuta a metà degli anni 80, ecco nell'85 appunto in Francia, ad essere un promotore di alcune idee un po' mo diciamo molto criticabili, perché continuerà a pubblicare, a patrocinare pubblicazioni alquanto razziste, e farà parte di quella cerchia di nazionalisti, dei nazionalisti più reazionari, più estremisti. Due parole sulla fine della guerra: Bandera va in Germania, Kubiowicz va in Germania, poi va a Praga, poi va in Francia, chiedo scusa, prima a Praga, poi in Germania, poi in Francia, sempre con questo stigma di essere un collaboratore dei tedeschi. Addirittura ci sono nazionalisti dell'ON, quindi nazionalisti di Bandera, che lo accusano a Kubiowicz di aver collaborato più di Bandera con i tedeschi. Piccola parentesi, in tutto questo in Ucraina si forma anche l'UPA, l'esercito ribelle ucraino, un esercito partigiano fatto da nazionalisti e da partigiani non comunisti,
che lottano per l'Ucraina contro la Germania e contro l'Armata Rossa, ma soprattutto, cosa che viene forse poco detta, lottano contro i polacchi, contro l'Armia Krajowa, perché anche qui nei nazionalisti ucraini c'è sempre, e contro gli ebrei, c'è sempre questo sentimento antipolacco. Quindi anche l'UPA si renderà protagonista di molte, specialmente una di un massacro in particolare, ai danni della popolazione polacca e dell'Armia Krajowa e di diversi episodi di antisemitismo. E invece un caso particolare, poi magari concludo con questa parte sulla Seconda Guerra Mondiale. Ormai abbiamo superato l'ora, sai, scusami Andrea, abbiamo superato l'ora, e più o meno è la durata del filmato, che poi riprendiamo anche. Perfetto. Noi abbiamo truccato Donbass, Ubiovic, Stefan. Allora concludo con quello che è successo ai prigionieri ucraini delle Waffen-SS e di altri reparti di collaborazione con l'esercito tedesco e con le forze armate tedesche in generale. Bene, le Waffen-SS ucraine si arrendono a Occidente, agli americani e agli inglesi, e alcuni di loro erano già stati schierati in Italia durante il 1944 e in Francia. E vengono reclusi come prigionieri di guerra nel campo, in un campo per prigionieri di guerra vicino Rimini, e qui nel 1940, alla fine del 1945, arriva una delegazione sovietica per reclamare i propri cittadini che avevano collaborato naturalmente con le forze dell'asse. E qui entra in gioco la Chiesa Uniate, il Vaticano e anche i servizi occidentali, in particolare l'MI6 britannico, che aiutano questi prigionieri a farsi passare per cittadini polacchi e quindi non vengono, diciamo, consegnati alla delegazione sovietica. Questi ucraini collaborazionisti fuggiranno in Italia, nel Regno Unito, in Germania, in Francia, ma soprattutto nel Regno Unito e in Canada. In Canada specialmente si formerà una grande comunità della diaspora ucraina, fortemente nazionalista, anche perché questi veterani, una volta arrivati nelle comunità ucraine preesistenti in questi paesi, a causa proprio della loro storia militare soprattutto, acquisteranno il ruolo di leader ideologici di queste circa comunità. 600.000 oggi su internet. Sì, circa 600.000. Sì. La diaspora, sì. Chiedo scusa, ho perso un attimo il filo. I servizi segreti occidentali, e l'MI6 in particolare, avranno anche un ruolo molto importante nel sostenere la guerriglia dell'esercito ribelle ucraino, che continuerà fino agli inizi degli anni 50, come successe anche nel Baltico con i Fratelli della Foresta, anche loro sovvenzionati dall'Occidente proprio in funzione di contenimento dell'Unione Sovietica. E non è un caso, e poi concludo, giuro, concludo subito, però questo lo dico un po' da persona che si è occupata in università di questo tema. Il ruolo del Canada nella guerra del Donbass e nell'addestramento che l'esercito canadese ha dato alle milizie nazionaliste, che sono poi diventate i battaglioni Haidar e Azov, insieme all'esercito svedese con l'operazione Unifier, che l'esercito canadese la considera tuttora in corso, anche se schierata non più in Ucraina ma in Polonia, è qualcosa che un po' mi ha allarmato dal primo momento, perché conoscendo questa storia dei nazionalisti ucraini che hanno trovato rifugio in Canada, vedere dopo 80 anni l'esercito canadese impiegato in Ucraina per 8 anni per addestrare, tra le altre cose, le milizie che avevano la faccia di bandiera sulle patch attaccate sul braccio, è un pochino allarmante. Proprio il non ti si sente più, non ti si sente più.
Evidentemente non ti sento. Non ti sento. Potresti uscire e ritornare così ci salutiamo. Prego. Eccomi. Ora, ok. Ci salutiamo vedendoci, insomma, dai. Sono tornato. Quindi dicevo, hanno reclutato con la stessa propaganda molti neofascisti dai movimenti neofascisti di tutta Europa. E questo è stato proprio il motivo per cui mi sono avvicinato al tema. E sono andato fuori tempissimo, non ho Va parlato bene, di tutto quello che ok. volevo parlare, ma No, spero di essere di nuovo tuo ospite prossimamente. io puoi anche prenderti un 5 minuti, insomma, recuperando qualcosa. Abbiamo toccato i tre punti che ci eravamo prefissi: Donbass, Mandela, Volodymyr, cosa? Kobionski. Cerchiamo Se di. posso prendermi 3 minuti per qualche consiglio Io bibliografico a quello, sì, proposito del consigli Donbass. bibliografici ai 5 minuti, dai, prego, prego. Oh, ci sto ampiamente dentro. Allora, riguardo il conflitto del Donbass, consiglio 3 volumi. Donbass, la guerra fantasma di Sara Reginella, pubblicato da Ex Roma questa deve essere la seconda ristampa. Prima edizione, questa 2021, la prima ristampa, ma si può trovare anche su Amazon o in libreria. Sara Reginella, Donbass, la guerra fantasma nel cuore d'Europa. Secondo libro che consiglio, Alberto Fazzolo, In Donbass non si passa, la resistenza antifascista alle porte d'Europa, pubblicato da Red Star Press nel 2018, terzo e ultimo libro sul conflitto in Donbass, Vittorio Nicola Rangeloni, Donbass, le mie cronache di guerra. Vittorio Rangeloni, io lo ricordo per chi non lo conoscesse, è un reporter che si è stabilito in Donbass a Donetsk nel 2015, iniziando a fare proprio il reporter su tutto quello che vedeva, e da 8 anni lui vive lì e informa sul conflitto. Idrovolante Edizioni 2021. Riguardo invece un approccio più storiografico sulla figura di Stepan Bandera, Rossolinski Libe, Stepan Bandera, The Life and Afterlife of a Ukrainian Nationalist, Fascism, Genocide and Cult, pubblicato da Ibidem Stoccarda nel 2012. Altro volume che voglio consigliare, questo riguardo alla figura dei nazionalisti ucraini nel governatorato generale di Polonia. Vediamo se riesco a condividerlo con lo schermo. Si vede? Benissimo, sì. Perfetto. Unlikely allies, Nazi German and Ukrainian nationalist collaboration in the general government during World War II, Pavel Markievich. Questo libro è proprio focalizzato sulla figura del comitato ucraino nel governatorato generale e in particolare di Volodymyr Kubiovich. Anche questo lo consiglio, ne consiglio la lettura. Ce n'era anche un altro che magari ne approfitto e vediamo se lo ritrovo. Ah, sì, sta qui. Questo non riguarda particolarmente il collaborazionismo durante la Seconda Guerra Mondiale, ma tratta il tema dei reduci. Reimagining Ukrainian Canadians, History, Politics and Identity. Questo parla della diaspora ucraina in Canada e ha un capitolo proprio sui reduci che alla fine della Seconda Guerra Mondiale arrivarono in Canada e sulla mitizzazione di Bandera tra le comunità della diaspora dopo la sua morte. Eccomi qua. Armando, io ti ringrazio, ho concluso, ti ringrazio No, moltissimo per ringrazio te. l'invito.
Ringrazio te, stavo pensando potremmo rivederci, abbiamo toccato tre punti fondamentali, possiamo vederci per altre cose chiaramente, perché noi abbiamo toccato, però ci stanno delle altre cose da vedere, insomma. Sì, anche da approfondire, il tema in realtà è vastissimo, specialmente anche rispetto alla questione di Maidan e cosa, come è cominciata. Semmai quello lo vedremo la prossima volta, perché quello esatto. È un altro capitolo. Allora, io ringrazio Andrea Lucidi, questa puntata verrà caricata tra pochi minuti sul canale Storia Locale, in cui vi invito ad iscrivervi, poi il video nella sua complessità, è stato faticoso, però ce l'abbiamo fatta, e verrà trasmesso, insomma, lo mando al canale di Andrea e anche sui canali Facebook. Vi ringrazio a tutti e ringrazio Andrea Lucidi, dandogli appuntamento. Nel prossimo gennaio ci si magari qualche altra cosa. Ciao Andrea, buona serata. Grazie Armando, grazie a tutti, buona serata. Buona serata.